Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Sant'Elia di Cagliari, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Diego Carmignani, grazie all'assistenza tecnica di Simone Casti e Salvatore Vargiu. E allora, prima giornata di ritorno, terzo anticipo, siamo alla 20ª. Sfida tutta rossoblu, come tutta rossoblu è stata la prima sfida di questa giornata, ossia quella dell'Ezio Scida con la vittoria della Bologna sul Crotone per 1-0. Cagliari-Genoa, sfida tra squadre che sono appaiate in classifica con 23 punti insieme alla Sampdoria e raggiunte appunto dalla Bologna dopo i 3 punti ottenuti dalla formazione emiliana contro il Crotone. Tutto pronto per il calcio d'avvio, vi diciamo subito che si gioca in un'atmosfera particolare. Innanzitutto fa freddo anche qui, ogni tanto fa freddo anche qui, 3 gradi di temperatura, vento gelido, ha piovuto per tutta la notte. Nella mattinata adesso la pioggia ha concesso una tregua, è uscito anche un pallido sole subito ricoperto dalle nuvole, il terreno potrebbe essere insidioso. E allora, e l'altro caso particolare è che la curva nord, il feudo del tifo delle Cagliari, è desolatamente vuota, squalifica per 2 giornate dopo quel petardo che ha ferito uno steward nella partita contro il Sassuolo, ricorso delle Cagliari respinto. Pallone che arriva in aria, deviazione, palla che termina sul fondo, occasionissima per il Cagliari, è arrivato troppo sotto il pallone il giocatore che si è portato in avanti, si trattava dalle retrovie, se non abbiamo visto male, proprio di Gio Pedro, che ha deviato ma ha colpito il pallone con il malleolo, anche qui gli è schizzato un po' improvvisamente, quindi non ha avuto modo di dirigere il pallone dove avrebbe voluto, certo il portiere non ci sarebbe mai arrivato, ma la palla è terminata di poco al lato. Ecco De Nilsson sulla destra, gli si fa incontro e riceve Cataldi, ancora De Nilsson, palla in aria, il pallone basso, il colpo di testa alla rete, azione bellissima da parte del Genoa che segna con Simeone che mette il pallone in porta, davvero azione lineare, Cataldi e De Nilsson, Simeone, colpo di testa del bomber del Genoa e al 28esimo minuto si sblocca la punteggio alla Sant'Elia. Cagliari 0 Genoa 1, gol di Simeone giunto alla 7ª rete in campionato. Poi è Cepitelli che mette un pallone un po' morbido al centro dell'area di rigore, con filo allontana ma solo per poco, attenzione a Isla che trova spunto sulla destra, va verso il fondo, Isla mette al centro, si coordina, manca completamente l'approccio col pallone, Taxidis, poi il tiro respinto, poi c'è il gol del pareggio che viene assegnato nonostante siano tutti fermi, assegnato nel Cagliari Borriello che si è fatto trovare pronto, in pratica era sparito dal gioco, si erano fermati quelli del Genoa pensando che fosse in fuorigioco Borriello. Fabbri ha guardato il suo assistente, il guardaline Tonolini, che ha detto tutto regolare e quindi gol assegnato, tiro di Taxidis respinta, ancora il tentativo da parte del Cagliari sulla corsia di sinistra, va verso il fondo, serie di finte, poi c'è il pallone all'indietro, Murru non controlla benissimo, dà all'indietro dove c'è ancora l'azione di Capuano che la mette giù al centro, arriva dalle retrovie, la rimette al centro, Faria, scolpo in testa, palo, mischia, rete! Il Cagliari è in vantaggio con Gio Pedro che involontariamente segna, perché anche qui un flipper dopo un palo, Gio Pedro sulla traiettoria segna e il portiere Lamanna rimane a guardare, incredibile, in 5 minuti situazione ribaltata, Cagliari 2 Genoa 1. Cagliari ancora con Farias che tiene il pallone non bene, poi adesso si combatte sullo strettissimo tacco di Farias che lancia in area di rigore, Cagliari solo, grandissima parata di Lamanna e si divora il gol del 3-1 e della possibile sicurezza. Gio Pedro, ancora lui, aveva fatto Farias una grandissima cosa in una partita in cui il brasiliano non è che stia facendo granché, prima ha perso un pallone, poi addirittura con gli occhi dietro la nuca è andato a vedere l'imbeccata, attenzione ancora Cagliari in aria, la mette al centro, rischio autogol da parte del Genoa, ancora Gio Pedro che va verso il fondo, il tocco all'indietro per Isla, morbido in aria, lontana la difesa del Genoa, serie di rimpalli, ancora Genoa in grande affanno, la formazione genuana, conclusione, ancora una volta la manna, ci mette i pugni, si coordina, 3-1 del Cagliari con il gol sempre di Borriello che mette il pallone in porta, colpendo anche questa volta male, ma era un pallone che davvero non usciva da quell'area di rigore, ci ha provato 2 volte la manna a respingere, poi Borriello ha tirato di controbalzo e ha messo il pallone in porta,
doppietta di Borriello, un gol davvero confusissimo però voluto dal Cagliari con la difesa del Genoa che non è partita. Tiro di controbalzo di Marco Borriello, confermiamo, è lui il marcatore, quindi doppietta di Borriello, gol dell'ex Cagliari 3 Genoa 1. E il Cagliari, il Genoa è in barca, traversa di Farias, questo era davvero un rigore in movimento, si disperano dalla panchina del Cagliari, erroraccio difensivo del Genoa, c'è stata una deviazione credo ancora di Lamanna che davvero sta provando a tenere a galla la baracca. Farias tutto solo ha calciato a botta sicura con la punta delle dita, Lamanna ha deviato prima sulla traversa e poi in calcio d'angolo, era quasi gol fatto il 4-1 del Cagliari. Adesso davvero si spellano le mani dei tifosi del Sant'Elia. Borriello ancora, limite dell'area di rigore, prova il tiro, Lamanna ci va malissimo e qua rischia addirittura il calcio di rigore, che c'è calcio di rigore, il giocatore Murru del Cagliari, Murru, stava per battere, io l'ho visto disturbato da Izzo. L'arbitro ha lasciato proseguire l'azione, poi ha ritenuto che l'intervento di Izzo fosse in effetti falloso, vanno a protestare i giocatori del Genoa, non sappiamo se c'è stato anche un provvedimento disciplinare per Izzo, secondo me Izzo andava sulle gambe, poi Murru ha tirato fuori, quelli del Genoa dicono insomma la norma del vantaggio, Fabbri ci ha pensato e ha concesso il calcio di rigore che adesso Farias sta per tentare di trasformare. Farias contro Lamanna può davvero essere un pomeriggio trionfale per il Cagliari e una inattesa imbarcata per il Genoa. Palla sul dischetto, porta la nostra sinistra, Farias vuole mettere anche lui il suo nome nel tabellino dei marcatori, poco fa una traversa dopo deviazione del portiere Lamanna, Farias contro Lamanna, la rincorsa, parte Farias con il destro, si ferma, spiazzato il portiere per il gol del 4-1. Farias si toglie la maglia e si prende una sciocca ammonizione, ma evidentemente era tanta la voglia di segnare, lo aspetta già col cartellino Michael Fabbri, tira Venda, 19esimo, Cagliari 4 Genoa 1, con qualche secondo di anticipo Fabbri sancisce la fine della partita, Cagliari batte Genoa 4-1.